Poi dobbiamo sistemare il trequartista, quindi io direi di puntare a questo punto su Saponara. Quanti milioni ci restano? 19 milioni, sì, ce la facciamo, ce la facciamo. Anzi, no, non Saponara, perché Saponara ci hanno detto di no, quindi su Correa dobbiamo puntare. Ok. Vogliono 4 milioni, però possiamo anche provarlo a prendere di meno, quindi noi proviamo a offrire 2 milioni e mezzo. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Tanto di tempo ce n'è, quindi possiamo fare queste trattative. Andiamo a questo punto a simulare anche la semifinale contro l'Augsburg. Ce l'ho fatta, speriamo di vincere. Sì, grandissimi. E indovinate chi ha segnato? Okazaki, il nuovo idolo. Lui, tripletta anche in questa partita. Intanto qui mi consigliano Sergio Aguero. Grazie, siete veramente molto utili, dirigenza. Grazie mille. Intanto qui ci dicono che per Correa non vogliono scendere sotto al 4 milione. E va bene, accontentiamoli a questo punto e proviamo con 3 e 5, proprio fino all'ultimo centesimo. Intanto c'è la finale contro il Francoforte. Speriamo di vincere, così ci entrano in tasca ben 7 milioni e 8, mi sembrano. 3 a 1, grande, ancora gol Okazaki che ha segnato in ogni partita in questo torneo, grande. Premio torneo 3 milioni e mezzo perché gli altri me l'hanno dati quando sono andato sia in semifinale sia quando ho superato il girone, quindi in totale sono 7 milioni e 8. Offerta accettata, 3 milioni e mezzo per Correa, perfetto. Lui vuole 4 anni, giusto? Ok, lo stipendio diamone 22, stiamo finendo il budget per gli stipendi. Dopo devo andare un po' a stanziare il budget. Intanto qui c'è un colloquio per lui, 42 anni. Potrebbe essere la mia ultima stagione, ci credo, 42 anni, non ti avevo neanche visto. Va bene, va bene. Praticamente mi ha detto che si ritirerà a fine anno. Ok. Controfferta ricevuta per Correa che vuole 25, ne vuole 25 lui. Va bene, 25. Intanto per gli allenamenti, ragazzi, li sto facendo piano piano, sto un po' facendo un po' il giro di tutti quanti i giocatori, quindi li sto facendo. Anche se voi non lo vedete perché taglio tutto, comunque li sto facendo. Adesso vorrei provare a sfoltire un po' la rosa, perché ho visto che abbiamo veramente parecchi giocatori. Guardate che quanti ne abbiamo, sono tantissimi. Intanto vorrei mettere in panchina i giocatori che mi potrebbero servire. Sicuramente questo esterno destro mi servirà molto, quindi lo mettiamo magari al posto del portiere. E poi direi basta, quindi possiamo anche provare a cedere magari questi giovani, perché ho visto che hanno tutti quanti un'età bassa, sono 60, quindi questo qua addirittura 55 a 20 anni, quindi magari potremmo provare a cederli in prestito. Ad esempio, questo portiere Madison è il 55, noi lo mettiamo nella lista dei prestiti. E praticamente per tutti quanti loro facciamo un bel prestito per un anno, così svoltiamo un po' la rosa. Perfetto, invece per il resto direi che gli altri giocatori potrebbero essere anche abbastanza utili, quindi per il momento li teniamo, anche perché non li conosco, quindi col tempo li conosceremo e poi valuteremo se toglierli, se mandarli via in altre squadre oppure se tenerli con noi. Intanto Correa ha accettato la nostra offerta, quindi abbiamo un nuovo trequartista e viene direttamente dalla Sampdoria. È 71, mi aspettavo un po' meglio, però comunque potrebbe salire tranquillamente. Lo mettiamo lì e poi questo centrocampista qua, Gantè, lo mettiamo al posto di nessuno, oppure di Hiller. Vediamo un po' se la giocano lui e Hiller per il posto da titolare. Perché Correa e Tielemans sono qui tranquilli, fermi, e invece Hiller e l'altro si giocano il posto. C'è anche lui che è un 74 che potrebbe giocare. Ci sta. Abbiamo un bel centrocampo e tanti giocatori giovani che possono crescere. Quindi io direi che i tre lì davanti sono sistemati. Correa e Tielemans a centrocampo ci sono. Il terzo centrocampista, volendo, possiamo anche rimanerlo così perché abbiamo Hiller oppure Kanté, quindi direi che siamo messi abbastanza bene. Rimane da sistemare i due terzini, perché per quanto riguarda i due difensori centrali, un 78 e un 75 direi che vadano abbastanza bene. Poi abbiamo preso anche lui, Meret, che è un 71 e ha 18 anni, quindi sicuramente crescerà. E invece dobbiamo un attimo sistemare i nostri terzini. Questo qui però ha 20 anni, quindi potrebbe tranquillamente crescere. Invece lui ne ha 29, quindi la nostra priorità è il terzino sinistro. Abbiamo addirittura 22 milioni, quindi veramente possiamo quasi esagerare e possiamo anche quasi fare un azzardo per Cananoglu.
Abbiamo preso anche Correa, però ragazzi, Çalhanoğlu lì davanti. Intanto qui dobbiamo un attimo stanziare il budget, perché non abbiamo praticamente i soldi per lo stipendio, quindi facciamo così. Comunque abbiamo 20 milioni, loro per Çalhanoğlu ne volevano 26 tipo. Magari se ne diciamo 20 potrebbe anche fare, intanto qua l'ho cambiato perché non mi ha cambiato, non si sa. Forse ho fatto indietro e invece bisogna fare accetta. Ok. Mi hanno chiesto 26 milioni per te, Çalhanoğlu, e vuole anche uno stipendio di 80.000. È veramente tanto, ragazzi, io non penso di riuscirlo a prendere, anche se sia un acquisto veramente stratosferico se riusciamo a portarlo al termine. Però proviamo a offrire 19 milioni per Çalhanoğlu e poi dentro chi ci mettiamo? Potremmo metterci qualche esterno sinistro, perché loro non troveranno mai spazio nel 4-3-3. Ad esempio lui, che è un 72, è una valutazione di addirittura 2 milioni e mezzo. Proviamo a mettere lui e vediamo un po' come ci va. Forza Çalhanoğlu, vieni con noi. Intanto offerta di trasferimento per Bardi, giusto per curiosità, quanto ci hanno offerto? 4 milioni? Ma voi siete pazzi! Rifiuta e vieta ulteriori offerte. Offerta accettata! Çalhanoğlu. Ok Çalhanoğlu, vuoi uno stipendio veramente altissimo. Io posso darti... quanto posso darti? Anzi, non posso darti quello che vuoi tu, quindi devo andare un attimo a stanziare il budget perché lui ne vuole un po' di più. 81 posso offrirti. 4 anni e giocatore chiave in prima squadra, assolutamente. Andiamo avanti, speriamo bene, altrimenti dobbiamo un attimo stanziare di nuovo il budget e fare un po' e lavorare un po' lì sui centesimi. Intanto offerta di trasferimento per Ben Kewell, terzino sinistro di 18 anni, trasferimento, anzi no, prestito per un anno. Sì sì, ci sta. Contratto rifiutato. Ho segnato un'offerta che mia gente non possiamo accettare per il secondo motivo. Adora vivere qui e bla 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 bla. Va bene, ma io non mi arrendo qui perché farò un ultimo tentativo offrendoti un contratto ancora più alto. È tutto quello che ho. 94.000 con giocatore chiave per una squadra, anche 10% di bonus goal. Contratto rifiutato. Niente, non possiamo fare follie per te, Çalhanoğlu. Già questa qui è stata una follia, quella di offrirti veramente tanto. Comunque Ilner ci dice che è in ottima forma, ok? E quindi vuole giocare. Vedremo. Comunque inizia la Premier, ragazzi, quindi dobbiamo giocare la partita. E adesso non so quanto sia durato questo video, perché probabilmente l'avrò diviso in due parti, perché io sto registrando esattamente da 1 ora e 23 minuti. Quindi non so quanto sia venuto lungo questo video e quindi la prossima partita la giocheremo nel prossimo video. Forse l'ho diviso in due, magari farò 15 minuti e 15, comunque li caricherò subito uno dietro l'altro. Quindi per il momento questa qui è la squadra, dobbiamo ancora sistemare un paio di cose perché dobbiamo sistemare il terzino sinistro che è un 74 sì, però c'ha 29 anni, quindi magari io un bel giovane terzino sinistro lo vorrei prendere. Qualcuno mi ha detto di provare con Alex Telles e quasi quasi chiediamo qualche informazione per lui, già che ci siamo. Però è in prestito e quindi niente, non se ne fa niente neanche per te. Terzino sinistro c'è lui, c'è Ghoulam del Napoli. Adesso che stavo dando un'occhiata, possiamo chiedere qualche informazione per lui. Grasse invece è cedibile in prestito, quindi volendo possiamo anche fare una richiesta di prestito per Grassi. Magari proviamo a fare contatti al Napoli per acquistare e anzi no, per il prestito. Però voglio fargli la stessa cosa che ho fatto con Munir, cioè faccio un prestito per un anno e poi gli chiedo praticamente il riscatto fissato a 3 milioni. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto. Come ho detto prima, non so come organizzerò questi due video in cui abbiamo fatto le trattative, però dal prossimo video inizieremo con le partite serie. La prima partita di campionato è contro il Sunderland e poi ci sarà anche il West Ham, quindi giocheremo due partite al video e soprattutto nel prossimo video cercheremo di fare qualche altro acquisto per migliorare un po' tutta quanta la squadra. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se sto facendo bene oppure no. Io spero di leggere tutti quanti i vostri commenti perché non so quando registrerò il prossimo episodio. Purtroppo con la scuola e con lo stage che ho fatto, con le 2 settimane di lavoro, non so quando riuscirò a registrare il prossimo episodio. Quindi non so se voi in questo momento, quando state guardando questo video, io avrò già registrato il prossimo. Quindi mi scuso se magari non riesco a leggere tutti quanti i vostri commenti. Vi ringrazio per quelli che avete lasciato nel vlog che ho fatto prima di iniziare questa carriera, quelli lì li ho letti tutti quanti e infatti sotto qui avevo tutta quanta la lista con i nomi sopra che appunto mi avete consigliato voi. Infatti ogni giocatore che ho preso è stato scritto sotto al video, quindi praticamente questa squadra l'ho costruita grazie a voi, perché Munir me l'avete chiesto voi, Correa e anche voi, Tielemans in tantissimi, abbiamo speso 15 milioni per lui
veramente in tanti me l'avete chiesto, e anche Mary me l'avete chiesto praticamente voi, quindi veramente vi ringrazio per tutti quanti i consigli che mi avete lasciato, e scrivete qua sotto magari anche qualche altro nome. Quindi noi ci vediamo con un prossimo video, cerchiamo di arrivare a 800 like anche per questo episodio. Noi ci vediamo con un prossimo video, bello!